il ruolo della donna nell'Unione Europea, un tema che è stato al centro del 41esimo Congresso Nazionale di FIDAPA, la Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari, che si è tenuto sabato scorso all'Hotel Vittoria a Montecatini Terme. Oltre 600 le partecipanti all'incontro, che si è articolato in 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Sono tante le riflessioni da fare sia da un punto di vista dei percorsi attuati in questi anni, ma soprattutto quelli che ci guardano in avanti, quelli che dovremmo ancora attuare su tematiche molto forti, quelle appunto della violenza, quello della libertà, quello della digitalizzazione, dell'attenzione al mondo del lavoro e quelle che sono ancora le disparità di genere, soprattutto salariali, cercando di sostenere quelle che sono le campagne a supporto. Per esempio la BBW Italy, in accordo con quella europea, porta avanti l'Equal Pay Day, che è la giornata in cui gli uomini e le donne guadagnano uguali nello stesso momento. L'Europa, dice l'europarlamentare Beatrice Covassi, è un buon posto dove vivere per la donna, dobbiamo però vigilare per non rischiare di tornare indietro. Purtroppo da alcuni diritti, come abbiamo visto, si può tornare indietro. Penso in particolare alla Polonia, che ha messo delle leggi più restrittive e penalizzanti per le donne. Penso anche sullo scenario internazionale all'Iran, all'Afghanistan, che ci dicono che sui diritti delle donne dobbiamo sempre stare molto attenti. L'Europa è donna, il futuro in Europa è donna, anche perché senza il contributo delle donne non ci sarà sviluppo industriale in Europa, non ci sarà sviluppo sostenibile. Con il contributo delle donne all'economia europea avremo 11 punti percentuali di PIL in più e soprattutto avremo una società davvero più diversa, ricca e innovativa per il futuro. La sera di sabato cena di gala allo stabilimento Tettuccio, in uno degli scenari più suggestivi al mondo, patrimonio UNESCO. Francamente non mi sarei mai aspettata questi numeri. Io veramente ringrazio tutte le socie che si sono mosse da tutta Italia. E quello che la FIDAPA fa, la sorellanza, l'amicizia, gli affetti, e unite tutte insieme noi donne si fa paura. Ho visto donne fantastiche che hanno lavorato a testa bassa per far sì proprio di fare le cose al top. Presente fra gli ospiti della serata anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani.